ogni città che si interroga e deve decidere che futuro darsi nei prossimi anni dal punto di vista dell'amministrazione. Abbiamo diversi problemi, credo che in queste settimane elettorali si siano evidenziati solo alcuni problemi, più che altro quelli che fanno un po' rumore, piuttosto che le questioni che credo meritino di essere riportati al centro, perché Milano è una capitale importante d'Italia, la dico così, è perché Milano per noi che la guardiamo dal punto di vista di un sindacato di giornalisti, quindi di lavoratori, deve essere anche una capitale che rimette il lavoro in marcia in qualche modo, in tutti i settori. Il lavoro una volta lo si guardava solo dalle tute blu, il lavoro oggi è in una dimensione molto più vasta, però è in crisi. E vanno fatte molte azioni per rimettere in moto il lavoro. Se non si rimette in moto il lavoro, non si rimettono in moto né i consumi, non si rimettono in moto tutte quelle attività che fanno di Milano una delle capitali d'Europa. Cosa dovrebbe fare secondo lei il nuovo sindaco? La prima cosa di cui ha bisogno questa città? Credo che debba dare un'idea di sviluppo che non si ferma nella progettazione semplicemente delle infrastrutture per l'Expo, ma che quelle vanno davvero definite, non vanno lasciate a metà strada, quindi bisogna accelerare lì e dare un'idea però di sviluppo, che questo appuntamento è una sorta di traguardo da cui si muove tutta un complesso di attività industriali, economiche, finanziarie, culturali, che diano il senso che la città recupera una dimensione forte, non perché è capitale di finanza, ma per capitale di uomini, di donne, di persone che vivono una condizione migliore.